Marsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui si illuminava. Sono come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, ma stare senza come farò, è bucato la corazza del mio corazon. Web il cielo, il nostro soffitto, la peggio è un letto matrimoniale. Cosa ne pensi se usciamo da questo loco? Edizione, vincitore già l'abbiamo, vai avanti un po', l'abbiamo conosciuto già la gara precedente, vai avanti, avanti, guarda il fotografo, segui lui, però c'erano ancora le altre posizioni sul podio da segnare, yeah. E cominciamo anche qui dai terzi classificati Giuseppe Cazzolato e Giancarlo Nolfi. Bravi, bravi, è contento, è il primo podio, vero Beppi? Sì. Col gruppo sì. Col gruppo 2 sì. Girati di là. È andata bene, dai, abbiamo fatto quello che si poteva. E avanti, avanti, avanti. E avanti, avanti, avanti.
Basta. Basta, ha parlato troppo, questo no. È Scalabrin 2 questo, avanti. Sistemate la vettura, che io vado a farmi due chiacchiere con i secondi classificati. Venite, numero 104 sulle fiancate di questa altra auto bianchi a 112. Loro arrivano dal Trentino, mentre Iniezioni sul terzo gradino del podio. Invitiamo a salire Giuseppe Cazzolato, Giancarlo Nolfi. Terzo, quello è il secondo, Beppi. Non è abituato al podio, non è abituato, quindi. Ci vorrebbe un tutorial per salire sul podio. Sul secondo facciamo salire Matteo Armellini e Marco Comunello. E ancora un applauso per i primi tre e andiamo a festeggiare e a chiudere la prima parte di questa triplice manifestazione, il rally storico, con l'appendice del trofeo 112 Abarth. Primo podio per Giuseppe Cazzolato. Non è finito, ce n'è ancora, c'è chi non l'ha ancora aperta, però sì, vabbè, bene, Tommy, no, basta, le altre ci servono. Salutiamo i ragazzi del trofeo 112 Abarth, li invitiamo a portare le vetture in parco chiuso. Chiudiamo la prima parte del rally storico.